Qual è l'infrazione più ricorrente durante la notte? A parte la guida in stato di ebbrezza, che purtroppo il sabato sera è molto ricorrente, è la velocità pericolosa in ore notturne. Ecco, secondo il nuovo codice della strada si sta consigliando, almeno si è consigliato, poi diventerà legge, ce lo auguriamo, di consentire al capogruppo, si va a stabilire il capo di un gruppo di ragazzi che vanno a ballare, gli si dà un braccialetto, con il quale braccialetto praticamente non gli si dà da bere al bancone del bar, ed sarà la persona che poi dovrà accompagnare i suoi amici eventualmente a bevuto. Come la trova, come legge eventualmente verrà approvata? Positiva. Vogliamo far capire ai ragazzi che divertirsi significa anche riuscirsi a organizzare fra loro, quindi a titolo anche di divertimento, no? Stasera uno non beve di noi, si può anche sorteggiare, però è un modo per riportarli a casa quantomeno. Non è il top ovviamente, però è un passo, le cose vanno fatte gradino per gradino per quantomeno riportare quei ragazzi a casa. Tre regole base prima di uscire di casa per tutti i ragazzi che devono affrontare un sabato notte. Se usciamo in gruppo per andare in un locale a divertirci, mettersi d'accordo su chi non deve bere quella sera, che poi riporterà a casa tutti quanti, la velocità moderata. E le cinture di sicurezza, il telefonino lo usiamo con l'auricolare, esclusivamente con l'auricolare. Queste penso siano le regole fondamentali per poter passare una notte insieme di divertimento. Fino ad ora abbiamo parlato di alcol, parlando di droghe, come fate a sapere se un ragazzo è positivo? Ci basiamo su alcuni elementi sintomatici, l'esperienza ci insegna anche a capire quando è opportuno approfondire dei controlli. Ci sono dei precursori anche per la droga, si basano sulla saliva, no? E poi diciamo, lo stick assume una colorazione in base alla quale ci rendiamo conto se quella persona è sotto l'effetto di stupefacenti, oppure ci appoggiamo presso le strutture sanitarie per le analisi, diciamo, quelle più approfondite. Cosa risulta positivo, a cosa si va incontro? Le conseguenze sono le stesse per l'alcol, quindi una denuncia penale, il ritiro immediato della patente di guida, che poi verrà sospesa da 15 giorni a 3 mesi. Le conseguenze sono identiche all'alcol. E come serata, come sta andando fino ad ora il bilancio? Fino ad ora il bilancio è positivo, nel senso non abbiamo trovato ancora persone positive all'etilometro. Il traffico comincia a intensificarsi, per la verità. Vediamo cosa ci riserverà la nottata. La nostra provincia di Frosinone rispetto ad altre province d'Italia come si comporta? Nella media. Questo è il classico precursore per soffiare. Se la lucetta è rossa significa che la persona è da sottoporre ai chilometri. Il precursore serve solamente per vedere se il soggetto. Ok, questo soggetto ha bisogno della prova. Okay. Se effettivamente il precursore emana il segnale, ci sono dei segnali verdi e rossi, allora se è rosso si fa con quest'altro che mette un rilievo. Che questo sempre rilievo bisogna legare al verbale. Sempre. Noi prima di venire qui siamo andati in discoteca, all'uscita dalla discoteca. Abbiamo fatto 2-3 prove di etilometro e ci sono alcune persone che hanno bevuto un bicchiere di birra, c'era il signore qui presente, con il bicchiere di birra 0,00. Sono le 3 della notte, questo ragazzo è stato appena fermato al posto di blocco, come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Manuel, è andato tutto bene per fortuna. Hanno fatto il controllo dell'etilometro? Sì, sì. Tasso alcolico? 0% proprio. Ma avevi bevuto o stai rientrando dalla discoteca? No, sto rientrando, andando a cena con un po' di amici, rientro a casa tranquillo. Allora, niente cosa di... vuoi esprimere anche una tua considerazione, perché è un vero e proprio bollettino di guerra. Ma... il sabato notte in provincia di Frosinone anche purtroppo è funestato da gravi incidenti e purtroppo anche da tanti morti. No, ma è giusto che sia così, ci vogliono più controlli per le strade. È giusto pensi che il controllo sia un buon deterrente? Sì, per... è importante, è una cosa importante. Per la sicurezza nostra, ma anche quella degli altri, insomma. Ci vorrebbero più controlli, così è benissimo tutto quello che state facendo. Avete bevuto, ragazzi? Dite la verità. Io ho fatto già la prova, perché tanto si può bere regolarmente, certo, l'importante è non superare una soglia. Tassi alcolici, giustamente, certo. Ti dico io quando fermarti, Sei pronto? Vai, non ti fermare, vai, fine. Bravo. Mantieni questo, perché... dobbiamo ripetere tra 5 minuti la prova, perché hai superato...
il limite consentito, il limite è 0,5, tu stai 0,66. Quindi aspettiamo 5 minuti. Okay. Ora le 4,02 riproviamo la okay. Rifacciamo la prova. Se viene confermato questo dobbiamo ritirare la patente. Ecco, ricordiamo che in caso anche questa seconda prova darà esito positivo, la persona controllata viene ritirata la patente. Al primo controllo sei risultato positivo, sì. Quindi ora ti stanno facendo il secondo controllo per verificare se... Ecco, tu sai che se al secondo controllo ancora una volta l'etilometro darà il risultato di positivo, ti verrà ritirata la patente. Lo so. Quindi speriamo bene. Speriamo bene. Ed è vero che hai avuto solo una grappa? Una grappa sola. Verifichiamo subito. Grazie. Sei pronto? Mano aria dentro. Vai. Purtroppo sei positivo. Allora, è stato effettuato il secondo controllo? Ed è risultato di nuovo positivo. Si è abbassato di poco, ma è sempre positivo. Ciò vuol dire che? Vuol dire che adesso viene verbalizzato, ritirata la patente, è stato invitato l'utente a chiamare qualcuno a casa per venire a riprendere la macchina perché lui non può più guidare. Quindi hai superato di 5,08 limite. 5,08. Sarebbe? Sei il doppio di quello che dovresti stare. C'ha 8 il contatto. Quindi sei positivo, tra 5 minuti ripetiamo la prova. Adesso se la prova dà conferma, c'è il ritiro della patente, lei non può andare via con la sua macchina perché deve guidare qualcun altro, noi facciamo il verbale, ritiriamo la patente sua, la sanzione è penale, c'è l'unica cosa che c'è nella patente sono 10 punti, poi decide il giudice. I controlli che stiamo vedendo in questi minuti cominciano a dimostrare che il tasso di alcol comincia ad aumentare anche nei ragazzi. Sì, il tasso alcolemico purtroppo sale, questo a noi dispiace, questo per esempio è un caso eclatante, 1,08, più del doppio del limite consentito. Quindi ci diceva che era il tasso più alto rilevato questa notte? Per questa notte al momento il più alto è questo qui, 1,08, esatto. E anche lui scatta il ritiro immediato della patente di guida, la denuncia penale di cui parlavamo prima e quindi poi la sospensione della patente di guida e non dimentichiamolo 10 punti decurtati in meno sulla patente di guida, cosa che non abbiamo detto prima, cioè la sospensione della patente, la denuncia penale e 10 punti decurtati sulla patente di guida. Quindi indipendentemente dall'eccesso di velocità è quello che più preoccupa è il tasso di alcol che si riscontra nei giovani. Come vedete è quasi sta diventando una costante, ogni persona fermata è positiva. No, davvero, è incredibile. Questo è purtroppo quello che si registra tutti i sabato sera. Il mio timer segna le 6:15, abbiamo vissuto una notte a 360 gradi e proprio dall'esterno del locale Ozon di Anagni, che abbiamo scelto come locale dove promuovere questa campagna sulla sicurezza stradale, e la gente sta andando via, la serata è andata benone. Io voglio ringraziare naturalmente chi ci ha ospitato, quindi Stefano, titolare di questa realtà, lo Ozon Music and Fashion di Anagni, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi di averci scelto. E un ringraziamento speciale soprattutto alle forze dell'ordine, che sappiamo che soprattutto per i locali come questi che vivono di notte danno un grosso contributo, e approfitto per sensibilizzare tutti a divertirsi sempre con la testa. Il divertimento è bello, ma quando deve essere, quando viene fatto con idee ben chiare in testa. Anche perché la vita è nostra, questo è lo slogan. Grazie veramente di cuore a tutte le forze dell'ordine, ma in particolare in questo caso un ringraziamento speciale per questo sabato notte alla questura di Frosinone, alla polizia stradale, in questo caso al vice questore aggiunto, dottor Alessandro Ciotti, che ci ha fatto vivere più da vicino e ci ha fatto conoscere più da vicino quali sono i lati belli e brutti del mondo della notte. Il ringraziamento va a voi per averci dato l'opportunità di lanciare il messaggio di cui parlavamo prima. Credo che sia stata una serata positiva sotto tanti aspetti. Ho notato che comunque già diciamo così, l'abitudine a scegliere il guidatore designato c'è. Questo è un segnale estremamente positivo. Speriamo di continuare su questa strada. Ancora grazie. Grazie a tutti, da parte nostra un saluto, un ringraziamento, come sempre un invito alla prudenza, moderati con l'alcol, concentrati alla guida perché la vita
è nostra. Buonanotte a tutti.